me the sun, show me the big bright star, show me the sun, watch it burn me down, and show me the sun, show me the big bright star, show me the sun, watch it burn me down. Buongiorno a tutti, per voi oggi è il 31 ottobre / l'ultimo giorno di Yottobre. Avrei dovuto girare questo video proprio il 31 ottobre ma sarò impossibilitata perché andrò al mare e insieme a Michael faremo una mini vacanza di 3 giorni al mare, quindi sono contentissima perché ne ho veramente bisogno, non vedo l'ora, e per cui non sarò in casa e ho deciso di girare questo vlog oggi. Ma in ogni caso, dove è volato questo mese esattamente? A me è trascorso velocissimo, non so a voi. Mi sembra ieri di aver pubblicato il primo video di ottobre. Mi sembra ieri, anzi addirittura settembre, che ero tornata da poco dalle vacanze ed ero ancora nel piano dell'organizzazione di ottobre. Pensavo di non farcela, ma siamo qui! Oggi in realtà è martedì 25 ottobre e vloggerò qualche pezzo della mia giornata, quindi sarete un giorno insieme a me. E penso che comunque i vlog siano stati un po' il leitmotiv di questo Yottobre, soprattutto rispetto a Yottobre 2021 e 2020. Ho voluto girare più vlog, spero abbiate apprezzato. Comunque, come avete visto già prima, questa mattina mi sono alzata e ho soltanto meditato. Non ho fatto yoga, non ho letto, ho semplicemente fatto colazione, mi sono preparata. E sinceramente non vedo l'ora di ritornare alle mie routine normali perché ovviamente non sono potuta essere costante nelle mie routine questo mese. Ci ho provato ma è stato inevitabile, per cui adesso appunto mi sono preparata e ormai è già mezzogiorno. Questa mattina l'ho un po' persa su TikTok, mi sto un po' infognando con TikTok e ho paura di esagerare, quindi anche lì dovrò fare un reset. Vi dicevo, ora è già mezzogiorno e per pranzo penso che preparerò dei peperoni ripieni. Poi in giornata inizierò già ad editare questo video perché è davvero l'ultimo video di ottobre da editare e non ne ho altri da editare, non ci credo. E questa sarà più o meno la mia giornata. Easier to find. your smile in the morning, following the linings on your cheeks. 'Cause baby, in your absence life is boring, so I'll never leave. It's easier to love, oh, oh. It's easier to love, oh, oh. Easier to love, oh, oh. Easier to love, Non posso credere che Yottobre sia già finito. Non posso credere che quando sarà pubblico questo video il giorno dopo sarà novembre. Yottobre è finito. Ci siamo ufficialmente incontrati ogni singolo giorno questo mese. Ottobre è stato un enorme vortice. Sono esausta, sono digitalmente esausta in particolare. Quindi, come vi dicevo, non vedo l'ora di ritornare ai miei programmi regolari e anche di prendermi una piccola pausa per un po'. Ho bisogno di fare delle cose per la casa, ho bisogno di dare una bella ripulita al mio computer, anche al mio telefono, e devo anche riguardare tante altre cose. E non so, sto iniziando già a percepire quella sensazione di freschezza da nuovo mese e sono davvero pronta per resettare, pulire, fare tabula rasa per il mese di novembre. Per quelli di voi che hanno seguito Yottobre 2022, che ci sono stati per ogni singolo video o che magari ne hanno anche solo visto qualcuno, non potrò mai ringraziarvi abbastanza per il vostro supporto e la vostra fiducia. Spero abbiate passato un bellissimo mese e spero che novembre vi porti tantissime belle cose, e direi che ora posso dirvi la novità che vi ho anticipato in qualche precedente video. La novità è che da inizio novembre comincerò a lavorare. Come sapete, io ho cercato ormai dal 2020 a questa parte di sviluppare un percorso alternativo, di sviluppare da sola una carriera alternativa a quelle classiche attraverso le mie piattaforme social, ma nel mentre ovviamente ho anche sempre cercato lavoro, perché bisogna portare la pagnotta a casa. E così all'inizio di ottobre praticamente ho avuto la notizia, mi hanno chiamato per comunicarmi l'esito positivo di un colloquio che avevo avuto a fine settembre, e quindi ho avuto la notizia di essere stata assunta per 3 mesi in contratto a tempo determinato come addetta vendite. Vi lascio qui un clip. Sono le 10 di sera, questa è la mia cena, una poke, senza riso, solo con insalata e pesce. Sì, mangio ancora il pesce, anche se ho un'alimentazione prevalentemente plant-based, lo dico sempre perché poi magari ci possono essere polemiche. Comunque, ebbene sì, oggi mi hanno chiamata e mi hanno detto che mi hanno presa. Quindi, primo contratto full time, 3 mesi. Però ancora mi deve arrivare dettagli e lunedì si va a firmare, lunedì 10 ottobre e oggi è 7, venerdì 7 ottobre. E così fino al 31 dicembre lavorerò full time, poi per il mese di gennaio passerò part time e poi vedremo cosa ne faranno di me, se mi prolungheranno il contratto, se mi lasceranno a casa, se vedremo. Ovviamente non voglio abbandonare il mio progetto qui, il mio progetto in generale, vi chiedo solo magari dovrete avere un pochino più di pazienza, credo, perché dovrò comunque abituarmi ai nuovi ritmi, specialmente all'inizio e specialmente per il periodo in cui lavorerò full time. Spero comunque di riuscire a pubblicare qualcosa, anche se vi anticipo che mi prenderò una pausa per la primissima settimana di novembre, quindi noi qui ci rivedremo a partire dal 7 novembre. E questo è quanto, grazie ancora per avermi seguita, grazie ancora se siete stati fan della rubrica di ottobre, se lo siete stati fatemelo sapere con un commento, ditemi qualcosa, insomma cerchiamo di creare una community positiva, cerchiamo di diffondere vibrazioni positive perché ne abbiamo veramente tanto bisogno tutti. Only good vibes, diffondiamo il più possibile positività e pace. Inoltre, se avete consigli sui miei prossimi video per il canale, perché ancora non ho programmato in realtà praticamente nulla, lasciatemi qua sotto i vostri consigli, i vostri suggerimenti, ditemi cosa vorreste vedere di più in generale sul mio canale, apprezzerei tantissimo. Ah, e può anche essere che tu stia guardando spesso i miei video, ma che in realtà non sia ancora iscritto al mio canale, quindi cosa aspetti? Iscriviti! A parte questo, buon Halloween a tutti, noi ci rivediamo presto, che è strano non dire noi ci rivediamo domani, è davvero finita, e come sempre ricordate che se state guardando la luna la sto guardando anche io. Ciao!